Sposami al Mahara Hotel, seconda edizione, in compagnia della padrona di casa, instancabile organizzatrice, la dottoressa Assunta Carlino. Allora Assunta, lei è alla seconda edizione di questo magnifico evento, sicuramente alla luce dell'esperienza e del successo dello scorso anno ci può parlare anche dei criteri con cui nasce Sposami al Mahara Hotel per la seconda volta. Sì, intanto buonasera e grazie della bella presentazione dell'evento. E allora sì, anche quest'anno stiamo riproponendo questo evento Sposi, chiamato appunto Sposami, un evento dedicato a tutte le coppie in procinto di sposarsi, dove avranno la possibilità di vagliare tutte le varie iniziative o proposte dei vari espositori. Come avete avuto modo di poter osservare, abbiamo di tutto, dalla musica all'abito da sposa, cerimonie, fotografi, fiorai, partecipazioni, c'è anche il mio wedding, perché c'è anche lo stand di del wedding planner. Io sono anche una wedding, mi occupo anche dell'organizzazione dell'intero matrimonio, quindi sono qui in duplice veste, sia come organizzatrice dell'intero evento che come espositore. D'altra parte c'è un enorme filo rosso fra le due attività. Ecco Assunta, ci dica qual è il vantaggio per i futuri sposi che visitano Sposami al Mahara Hotel? Allora, sicuramente per tutti gli sposi che visiteranno l'evento, ogni espositore dà la possibilità di offrire un pacchetto sposi, dove appunto possono acquistare quel determinato servizio o quella determinata prestazione, sicuramente con uno sconticino particolare rispetto ad acquistarlo. Quindi in condizioni, i visitatori di Sposami al Mahara Hotel saranno trattati con condizioni di particolare vantaggio da parte di tutti gli espositori. E inoltre avranno appunto la possibilità di vedere tutte le tendenze per i matrimoni 2016. Certo, questo ci dà lo spunto anche per parlare del criterio con cui sono stati selezionati gli espositori. Infatti abbiamo visto che ci sono tutti oggetti, vestiti e servizi di avanguardia. Qual è il criterio con cui gli espositori vengono invitati a Sposami al Mahara Hotel? Allora, sicuramente il criterio che ho utilizzato è stato quello di affidarmi sicuramente a persone leader nel settore, per il proprio settore. E mi sembra di poter affermare, da quello che abbiamo visto tutti quanti, che la dottoressa Assunta Carlino, nella sua qualità di organizzatrice, ha scelto tutti gli espositori, tutti gli ospiti di Sposami al Mahara Hotel secondo criteri di eleganza, di buon gusto, di modernità e soprattutto, cosa molto molto importante per i futuri sposi, in situazione di grande affidabilità. Quindi aziende, come diceva lei, leader nel settore, aziende presenti sul territorio da molto tempo, aziende che in una parola offrono quella enorme garanzia di qualità sotto alla quale l'organizzatrice Assunta Carlino mette la propria firma. Al Mahara Hotel, alla bellissima, interessantissima fiera Sposami seconda edizione, un gentile rappresentante di una ditta importante del Marsalese, quindi una presenza importante del territorio, l'Agren SRL di Marsala, dispositivi per l'acqua, perché la nuova vita delle nuove famiglie, delle nuove coppie, cominci all'insegna dell'acqua pura, dell'acqua buona. Ci dica. Lei ha detto una grande verità, perché oggi non si può prescindere dal fattore acqua, è un elemento indispensabile in tutte le case. Noi per questa manifestazione fieristica qua al Mahara Hotel stiamo prospettando per le giovani coppie la possibilità di poter acquistare sia un addolcitore che un potabilizzatore a un prezzo veramente interessante. Benissimo, quindi le giovani coppie che visitano questa splendida fiera presso il Mahara Hotel troveranno non solo questi interessanti dispositivi che sono importanti per la nuova famiglia, per la salute, per il buon andamento, ma troveranno anche un trattamento particolare. Per quanto riguarda l'assistenza tecnica, troveranno in lei e nella sua ditta un importante appoggio, immagino. Eh sì, l'azienda si trova a Marsala e la costruisce
ed assembla tutti questi impianti. Quindi da noi troverete sempre la ricambistica e l'assistenza necessaria affinché i vostri impianti possano durare nel tempo ed essere duraturi e decennali. Su questo ci mettiamo la faccia. Benissimo, quindi l'Agren SRL da Marsala per Sposami seconda edizione al Maha Hotel, al servizio delle nuove famiglie, delle nuove coppie, per cominciare con l'acqua pura, che è simbolo e certezza, garanzia di lunga vita, di lunghissima vita. Pier Giorgio, Giovanni e Giorgio, che cosa ci fanno a Sposami al Maha Hotel seconda edizione questi tre bellissimi, simpaticissimi artisti? Chi siete? Noi siamo i JJ Daddy. Benissimo, JJ Daddy, un bel nome frizzante, spumeggiante per un gruppo, frizzante, spumeggiante, ma per un gruppo serio di artisti, di musicisti con tutte le maiuscole al posto giusto. E che cosa ci fate al matrimonio? Che cosa offrite alle giovani coppie? Noi facciamo divertire veramente tantissimo con della buona musica, dal pop al rock and roll, tant'è vero che siamo una pop and roll band. So che non siete solo musicisti ma anche intrattenitori. Assolutamente sì, parliamo moltissimo con la gente, insomma, interagiamo tanto, facciamo divertire, questa è la parola chiave, e ci divertiamo noi. Benissimo, quindi musica raffinata, elegante, divertimento ed intrattenimento assicurato, JJ Daddy, in tutta la Sicilia occidentale, ma anche, perché no, l'orientale e anche oltre, perché la musica, voi mi insegnate ragazzi, che non ha confini. E avete qualche proposta particolare per i visitatori di Sposami al Maha Hotel? No, no, a parte quello che secondo me credo che già bastiamo. Di che fai lo sconto o che accompagni la suocera a casa? Ecco, no, ci portiamo direttamente la suocera, ce la portiamo noi, quindi credo che il regalo migliore di questo non possiamo fare. E allora, futuri sposi, JJ Daddy, è un'occasione da non perdere. Un'altra presenza importante alla seconda edizione di Sposami al Maha Hotel, Auto 4Com SRL di Marsala. Andrea, lei ha portato al Maha Hotel delle grandame a motore, delle bellissime automobili che fanno parte di un enorme parco della sua ditta. Ci vuole descrivere un momento quello che rappresenta la sua ditta in fatto di offerta di servizi, insomma, per gli sposi? La nostra è un'azienda che, con esperienza ventennale nel settore del noleggio delle auto da cerimonia, e da qualche anno già siamo anche all'aeroporto di Trapani assieme alle multinazionali, e ci occupiamo appunto di noleggio di auto da cerimonia con qualsiasi autovettura gli sposi vogliono scegliere. Oggi, nell'occasione di questa fiera, facciamo una promozione che alcune auto li diamo anche a 300 euro. Benissimo, infatti io vedo il vostro slogan, è molto interessante, il noleggio di lusso dove e quando vuoi, quindi vetture importanti, vetture bellissime che si vestono a festa per aggiungere eleganza ad ogni matrimonio e per farlo diventare veramente... E non solo per gli sposi. E non solo per gli sposi. Ecco, Andrea mi ricorda una cosa molto importante, infatti è possibile presso Auto 4Com SRL di Marsala noleggiare anche l'auto per la mamma e papà, per i consuoceri, per gli amici, per tutti gli eventi, per tutti coloro che insomma vogliono creare questa autocolonna meravigliosa, questo corteo che accompagni gli sposi verso il coronamento del loro sogno, appunto con queste bellissime grandi dame a motore che fornisce da più di 20 anni, e quindi la presenza sul territorio in campo economico da più di 20 anni non può che essere grande garanzia di serietà e di successo. Quindi tutti gli sposi in questo momento dovrebbero approfittare di questa splendida offerta fiera al Maha Hotel di Auto 4Com SRL di Marsala. A Sposami al Maha Hotel seconda edizione non può mancare il maestro della luce,
il fotografo, che non è altro che il mago della luce, Bruno D'Andrea, che insieme a Leonardo Vivona rende immortali i momenti più belli di tutti i futuri sposi e comunque rende immortali i momenti più belli di tutti gli eventi che potete desiderare ricordare per sempre. Bruno, come si fa a fare delle foto così belle come quelle che abbiamo alle spalle, delle foto anche così eloquenti, così significative, così insolite, così originali, oserei dire? Ma io dico sempre, la fotogenia è un falso mito, perché nel momento in cui un modello, quindi gli sposi in questo caso, tirano fuori l'anima, quello che hanno dentro in maniera naturale, sono fotogenici. Infatti quello che noi facciamo è essere prima di tutto psicologi e mettere a proprio agio gli sposi e dopodiché trovare, come dicevi tu, una bella luce, una bella location e immortalare in uno scatto quello che è il giorno più bello della loro vita, il ricordo infinito alla fine. E deve essere una ricetta che veramente funziona se poi riescono a fare delle foto splendide, così belle come quelle di Studio 21, fotografia e multimedia. Quindi se qualcuno vi dice che non siete fotogenici, non ci credete, è il fotografo che non è bravo in quel caso, e allora se volete delle foto meravigliose per ricordare per sempre in maniera gradevole gli eventi più belli, ci sono Bruno D'Andrea e Leonardo Vivona, Studio 21 a Castelvetrano, ma in tutta Europa, in tutto il mondo, ovunque ci sia luce, Bruno e Leonardo vi faranno degli scatti indimenticabili. Sposami al Mar Hotel e dopo avermi sposata portami in viaggio di nozze. Nessun matrimonio riceve il proprio coronamento se non culmina in un meraviglioso viaggio di nozze, e proprio per questo, per offrire questo servizio al meglio ai futuri sposi visitatori di Sposami al Mar Hotel, abbiamo con noi Rosetta dell'agenzia Viaggi Quinci di Mazara del Vallo. Rosetta, qual è la firma dell'agenzia Quinci per un viaggio di nozze, per una luna di miele indimenticabile? Allora, tutti i viaggi di nozze intanto che facciamo sono tutti fatti con amore e con passione. Calcolate che abbiamo anche tanto viaggiato, per cui i posti che consigliamo sono già conosciuti, operiamo nel settore da più di 20 anni, quindi abbiamo la nostra professionalità in questo. E tutto quello che proponiamo fa parte di un network, Welcome Travel, quindi tutti gli operatori sono dei migliori operatori nel settore dei viaggi, indubbiamente. Ecco, quello che Rosetta dell'agenzia Quinci di Mazara del Vallo ci dice è molto importante. L'agenzia Quinci non è semplicemente un venditore di viaggi, ma sono viaggiatori a loro volta, e questo è veramente una grande garanzia per i futuri sposi. Rosetta, che cosa trasforma, che cosa fa la differenza tra un viaggio di nozze e la luna di miele? Le soluzioni personalizzate. Esatto, tutti i viaggi di nozze possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente. Il viaggio di nozze è come un vestito, deve essere cucito su misura, e in questo noi siamo abbastanza bravi, possiamo considerarci anche dei sarti. Quindi questo vuol dire che l'agenzia Quinci va incontro e ritaglia su misura il viaggio ai futuri sposi, insomma alle giovani coppie, per quanto riguarda budget, destinazione, gusti, tipo di divertimento e quant'altro, è corretto? Indubbiamente il cliente va ascoltato, va capito, e bisogna un po' cercare di indirizzarlo sia per quello che richiede, ma anche e soprattutto per quello che noi pensiamo che possa essere il meglio per lui. Benissimo, e quindi sicuramente un viaggio di nozze con l'agenzia Quinci di Mazara del Vallo si trasforma con certezza in una indimenticabile luna di miele. Sposami al Mar Hotel seconda edizione ha assicurato un'esposizione di magnificenza, di eleganza, grazie alla ditta Beautiful di Barbera, che si trova in via Nazionale a Strasatti di Marsala e che, come si può vedere alle nostre spalle, come possono ammirare
tutti i visitatori di Sposami al Mare Hotel, offre magnifici abiti da sposo, da sposa e da cerimonia, un po' per tutti. E qui abbiamo con noi Giacomo di Beautiful di Barbera, che è, diciamo, l'operatore di eleganza, se così possiamo chiamarlo, di seconda generazione. Infatti stiamo parlando di una ditta che opera nel territorio da più di 40 anni. Giacomo, quali sono i criteri di scelta che hanno portato Beautiful ad avere una vita così lunga e così di successo? I poteri sono scegliere bene, avere le ditte, diciamo, bene affermati, come la Petrelli, che siamo esclusivisti su Marsala, quindi offre, diciamo, i prodotti di qualità, offre tutto perché è il leader nelle Marche, e allora scegliere bene significa successivamente dare più offerta e più qualità. Ecco, quello che colpisce di Beautiful di Srasatti di Marsala è proprio questo insistere di Giacomo sulla esistenza della qualità. Non ci si può accontentare solo del bello, non c'è bello che non riposi su un'elevata qualità, è vero Giacomo? E questo, di questo si può rendere conto solo un operatore di esperienza. Visto che Giacomo della ditta Beautiful di Srasatti ha così tanta esperienza, gli chiediamo una curiosità o gli chiediamo di sfatare un mito. È vero che vestire gli uomini è facilissimo e vestire le donne è difficilissimo? Prima magari era così, adesso, diciamo, gli uomini sono diventati molto esigenti, allora incontriamo le stesse difficoltà, però quando abbiamo, diciamo, le Marche ben sostenute o i griffi, diciamo, degli abiti, diventa facile, quindi non è un problema. Benissimo, la ditta Beautiful fa proprio onore al proprio nome con quello che ha portato qui a Sposami al Mare Hotel. C'è tanta magnificenza, tanta eleganza, tanto buon gusto e anche tanta originalità, perché no? Carlino Events Wedding Planner è l'unico che si propone all'interno della Fiera degli Sposi qui a Mazara del Vallo di organizzare appunto eventi matrimoniali. Accanto a noi è Assunta Carlino, come è nata l'idea e quale riscontro hai avuto? Sappiamo tutti ormai che cos'è una wedding planner, che è appunto quella figura professionale che mette in contatto i futuri sposi con tutti gli operatori del settore, quindi col fioraio, col fotografo, piuttosto che l'atelier, l'abito da sposa e così tutti i vari servizi che appunto coinvolgono il matrimonio. Una figura sicuramente innovativa in provincia di Trapani, non è una figura che comunque precedentemente gli sposi avevano a disposizione, sicuramente una grande mano d'aiuto per un evento così importante. Sì, sì, sicuramente, diciamo che la wedding, l'obiettivo della wedding è quello di far stressare il meno possibile la sposa e quindi sì, mettere a disposizione tutto quello che serve o comunque la programmazione e l'organizzazione del matrimonio. Tu hai già avuto matrimoni, hai già organizzato matrimoni, qual è la peculiarità appunto della tua attività? Ma diciamo che all'inizio pochi erano a conoscenza proprio di questo servizio della wedding planner, di questa figura professionale, però sicuramente grazie a tutte queste trasmissioni in televisione hanno fatto capire un attimo che cos'è la figura della wedding planner. Perfetto, dove ti possono trovare, in che modo contattarti oltre a questo tipo di fiere? E allora, io ho uno studio a Castelvetrano, mi trovo in Piazza Principe di Piemonte, dove appunto accolgo gli sposi e da lì si inizia tutta la programmazione e la pianificazione del matrimonio.